Mi hai fatto un regalo. Wow! Dove sta? Sul comodino. Ok, vado subito. Ma queste non sono rose, sono carciofi. Mamma mia, non riesce a distinguere nemmeno un carciofo da una rosa. Siamo messi male. Oh mamma. Mi è venuta un'idea. Almeno li posso utilizzare per fare qualcosa. Andiamo a fare insieme i carciofi ripieni. Quelli sì che sono una vera bontà. Andiamo a farli insieme. Ma prima, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Andiamo! Per fare i carciofi ripieni ci serviranno circa 7 carciofi, 100 g di pane grattugiato, 20 g di formaggio grattugiato, 2 uova, un pizzico di sale, mezza cipolla tagliata a cubettini, del prezzemolo e un filo d'olio. Come prima cosa puliamo i carciofi mettendoli man mano in acqua e limone per non farli annerire. Dopodiché li laviamo e li facciamo bollire in acqua salata per circa 15 minuti. Lasciamo i carciofi riposare così nella loro acqua di cottura mentre andiamo a preparare il ripieno. Come vedete, io ho già fatto tutto questo. Passiamo alla preparazione. Iniziamo. Per amalgamare bene il tutto, andiamo a mettere in una ciotola tutte le polveri. Iniziando dal formaggio, pane grattugiato, un pizzico di sale, la cipolla. Quindi mescoliamo tutto. A questo punto andiamo ad unire le uova e un filo d'olio. Continuiamo ad amalgamare. Se il composto risulta molto asciutto, perché varia a seconda del pane grattugiato che abbiamo utilizzato, aggiungiamo qualche cucchiaio di acqua di cottura. A questo punto prendiamo una teglia con i bordi abbastanza alti, ungiamo d'olio per bene tutta la base. Una volta fatto, tagliamo un po' di cipolla a striscioline. Una volta arrivati a questo punto, prendiamo i carciofi uno alla volta, strizziamo per bene e cerchiamo di allargare le foglie. Ora prendiamo un po' del nostro composto e mettiamo all'interno. Posizioniamo così nella teglia. Continuiamo con gli altri fino alla fine. Come vedete, nello spazio restante io ho aggiunto i gambi. Se vi rimane un po' di impasto del ripieno, possiamo fare delle polpettine e metterle accanto. Ricopriamo il tutto con l'acqua di cottura. Inforniamo a 200 gradi per circa 30 minuti. Il mio pasticcio è pronto! Questa ricetta è veramente semplice, ma molto nutriente e gustosa. Un modo per far mangiare i carciofi ai bambini che fanno i capricci per non mangiarli. Provate a farlo anche voi e fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Io ora vado perché questi vanno mangiati caldi. Ciao!